Il via ufficiale, insomma, l'inaugurazione ufficiale. Intanto grazie a tutti voi per essere venuti. Ringrazio ovviamente in questo caso, io faccio solo gli onori di casa in quanto assessore, quindi esponente dell'amministrazione che ha collaborato. Mi limito a dargli un benvenuto, a salutare in questo caso il signor Roberto Di Donato, che è il presidente del Museo della Macchina da Scrivere di Milano. In questo caso è l'autore di questa mostra. Assieme a lui ringrazio tutti i convenuti. Evito di nominare, insomma, ciascuno singolarmente, siamo in tanti. In modo particolare abbiamo anche una rappresentanza da Antrona, poi capirete perché, non sarò io a dirlo. Solo due parole per dire di quanto io sia felice di questa mostra, che è nata su sollecitazione del sindaco dopo aver conosciuto e parlato con il signor Di Donato. Insomma, abbiamo avuto modo di restare reciprocamente affascinati, intendo io e il sindaco, da questo mondo che, per quanto mi riguarda, da assessore all'istruzione, mi tocca un po' più da vicino, no? La scrittura, forse l'acquisizione più alta, no? Che come strumento per l'evoluzione poi dell'essere umano. Nel caso specifico, una mostra di macchine da scrivere d'epoca come queste, con tutto quello che c'è, dietro ciascuna di queste macchine c'è una storia, c'è un fascino incredibile, per cui sono certo che questa mostra sarà gradita dalla città. Preciso soltanto che noi abbiamo cercato di legare anche l'aspetto, come dire, formativo, e quindi ci saranno comunque delle scolaresche, nel corso della prossima settimana ci saranno diversi studenti che verranno guidati dai loro insegnanti a visitare la mostra. Il signor Di Donato sarà sempre presente qui per accogliere gli studenti, nei limiti del possibile lo sarò anch'io. Abbiamo abbinato, e approfitto, questa sì, ho evitato di nominare tutti, ma approfitto per ringraziare in questo caso i Rosminiani, nello specifico nella persona di Don Fausto Dober, perché anche loro si sono messi a disposizione. Tra i vari cimeli, le macchine da scrivere che vedete esposte, c'è un pezzo per noi particolare dal punto di vista sentimentale. Poi tecnicamente non sono io che posso esprimermi, ma sentimentalmente sì, perché è la macchina da scrivere appartenuta al compianto Don Tullio Bertamini, al quale abbiamo voluto, in questo caso, abbiamo pensato di dedicare, ecco, questo concorso che faremo con gli studenti. Poi sarà eventualmente spiegato dopo, non entro nel merito. Comunque si farà una piccola prova con gli studenti, al vincitore sarà donata dal museo, in questo caso una macchina d'epoca.